Del telegiornale regionale di Toscana TV. Come avete visto e sentito dai titoli del nostro sommario, apriamo con la cronaca perché c'è stata una maxi truffa allo Stato da 43 milioni per i camici durante il Covid. Maxi operazione da parte della Procura di Prato e della Polizia di Stato in tutta Italia, perquisizioni ed indagati. L'apertura. 11 milioni di camici e di tute per proteggere medici e infermieri dal Covid, un appalto pubblico da 43 milioni di euro, il secondo più grosso gestito dal commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, ad aggiudicarselo tra settembre e novembre 2020 il consorzio GAP con sede a Roma, formato da imprese italiane e cinesi attive in varie parti d'Italia, finito al centro di una maxi inchiesta della Procura di Prato su una truffa milionaria ai danni dello Stato. 4, 2 italiane e 2 cinesi le persone finite in carcere, 6 ai domiciliari, 4 sottoposte a obbligo di firma e di dimora e 2 al divieto di esercitare funzioni direttive, altre 11 indagate a piede libero. Insieme al sequestro preventivo di 43 milioni sono questi i numeri principali dell'indagine affidata alla squadra mobile di Prato e al gruppo specializzato per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di sfruttamento del lavoro dell'ASL Toscana Centro. L'inchiesta di dimensioni colossali, coordinata dai sostituti Lorenzo Boscagli e Lorenzo Gestri, nel frattempo trasferito alla Procura di Firenze, ha scoperchiato l'ennesimo intreccio tra imprenditori e affaristi italiani e cinesi che, stando agli esiti, avrebbe approfittato dello stato di emergenza per fare soldi, soddisfacendo una delle necessità più impellenti della prima ondata di Covid, la disponibilità di dispositivi da distribuire al personale sanitario. Diverse le ipotesi di reato contestate a vario titolo: violazione del divieto di subappalto in contratti con la pubblica amministrazione, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. All'elenco si aggiungono lo sfruttamento del lavoro e l'impiego di manodopera clandestina, reati che riguardano gli imprenditori cinesi del distretto pratese. A mettere in moto le indagini, la denuncia di un operaio senegalese stanco di essere sfruttato e sottopagato. Fino a questo momento la squadra mobile avrebbe messo le mani su circa la metà dei 43 milioni incassati dal consorzio. E su questa maxi inchiesta c'è un vero e proprio grido d'allarme da parte del procuratore capo di Prato Nicolosi, il quale dice: lo sfruttamento degli operai usato per speculare su una tragedia. Sentiamolo. Male chiama male, marcio chiama marcio. Un'altra inchiesta sugli operai sfruttati nelle aziende cinesi che questa volta, e non è la prima, diventano lo strumento per fare soldi speculando sulla disgrazia. Le parole del procuratore di Prato, Giuseppe Nicolosi, descrivono bene il succo dell'ultimo lavoro portato a termine dai suoi sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli. Lo sfruttamento lavorativo è un'offesa alla dignità della persona, dice. Un male che è stato traslato su un altro male, l'emergenza pandemica. Il traguardo? La speculazione, fare soldi approfittando di una tragedia mondiale. Ha un commento severo quello sull'inchiesta che ha portato a galla il malaffare che, sono convinti gli investigatori, si è arricchito con i milioni messi sul banco dallo Stato per garantire protezione a chi, medici e infermieri, lottava in prima linea per salvare la vita dei malati di Covid. Non usa toni diplomatici neppure il sindaco Matteo Biffoni. Nel nostro territorio, dice, non c'è posto per chi lucra sullo sfruttamento dei lavoratori, calpestando la loro dignità. E anche il questore di Prato, Giuseppe Cannizzaro, ribadisce la necessità di combattere l'illegalità e va oltre. Preoccupa, dice, che la criminalità cinese abbia iniziato collaborazioni con il crimine nostrano. Prato era già stata al centro di un'altra mega truffa in fatto di appalti pubblici durante la pandemia, una fornitura di 100 milioni di mascherine destinate alla Protezione Civile Nazionale e alla Regione Toscana. In quel momento di incertezza, di disperata ricerca di dispositivi anti-Covid, introvabili e per questo preziosi, qualche imprenditore pensò bene di tentare il colpo grosso. Gli indagati, poi diventati imputati di quella inchiesta datata a giugno 2020, sono in buona parte già stati condannati. Allora, come ora, le aziende cinesi rappresentavano la leva azionata per confezionare migliaia di mascherine al giorno grazie agli instancabili operai sfruttati. Torneremo più avanti ancora con la cronaca, in particolare quella giudiziaria. Adesso voltiamo pagina, parliamo dell'emergenza siccità, allarme siccità anche in Toscana. Il governatore Eugenio Giani ha firmato oggi lo stato di emergenza.
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica determinata dalla siccità che sta colpendo l'intero paese e anche la Toscana. L'atto riguarda il complesso del territorio regionale, a differenza di quanto dichiarato da Giani nei giorni scorsi, anche se non tutte le aree sono nella stessa situazione di criticità idrica, e questo grazie alla presenza di infrastrutture come la diga di Bilancino o di Monte d'Oglio, che consentono di fronteggiare meglio le situazioni di emergenza. La dichiarazione di emergenza regionale è passaggio necessario per mettere a punto il piano di investimenti che andrà sottoposto alla valutazione del governo. È già stata convocata per venerdì la cabina di regia regionale sulle crisi idriche, nella quale tutti i soggetti competenti in materia definiranno puntualmente il quadro delle criticità e avvieranno il confronto sugli interventi necessari per fronteggiarle. Le zone più problematiche, puntualizza Giani, sono la Valle del Serchio, la Maremma, le colline del Chianti, il litorale tra Pisa e Livorno e la laguna di Orbetello. Ci mettiamo subito al lavoro, ha concluso, per predisporre progetti su cui richiederemo le risorse al governo. Tra le nostre priorità anche una legge che semplifichi la realizzazione di invasi e laghetti. L'ostacolo, ricorda infatti Coldiretti, che aveva fatto questa precisa richiesta a Giani, spesso non sono le risorse economiche, ma la burocrazia. Con invasi e laghetti diffusi sul territorio, dice Coldiretti, senza l'uso di cemento e in equilibrio con l'ambiente, è possibile salvare e recuperare fino al 50% dell'acqua piovana che oggi va dispersa. Ma la burocrazia scoraggia gli investimenti privati e rallenta la realizzazione delle opere pubbliche. Allo stato attuale, conclude Coldiretti, a causa della siccità, le imprese agricole rischiano o hanno già perso o compromesso il 30% dei raccolti. Adesso andiamo a Firenze, perché guidano a folle velocità per le strade principali della città, in particolare sui viali. Il sindaco Nardella dice basta, chiusa Firenze come l'autodromo del Bugello. Pensate, aumentano i controlli della municipale e gli autovelox. Intanto sono stati registrati 6 morti in città e 1200 feriti. C'è chi sfreccia sui viali all'interno del centro cittadino anche a 160 km orari. Oggi noi abbiamo presentato i dati di questi ultimi mesi sulla guida nella nostra città. Purtroppo sono dati terribili, agghiaccianti. Esordisce così il sindaco di Firenze Dario Nardella. I numeri a cui fa riferimento riguardano le violazioni sui limiti di velocità, i passaggi con il semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza e l'uso del cellulare, registrate in città. Più di 200 i casi di persone che hanno viaggiato a più di 120 km orari, in particolare sui viali, ma i dati dimostrano che c'è anche chi sfreccia a 160 km orari in città. Tolleranza zero, dice Nardella. Noi abbiamo implementato il numero di autovelox per controllare questi eccessi di velocità e peraltro dobbiamo anche rispettare le prescrizioni che ci vengono dall'ASL e dalle altre autorità, perché i costi sociali, sanitari legati a questi incidenti sono elevatissimi. Il 2022 rischia di essere un anno da bollino rosso per la sicurezza stradale. Nei primi 6 mesi, dice il sindaco, siamo già a 6 morti e a 1200 feriti. I controlli della Polizia Municipale verranno intensificati. Quando c'è in gioco la vita non si scherza. Per questo lanceremo un'ennesima campagna di comunicazione e di sensibilizzazione, una campagna che dice guida distratta, vita distrutta, perché non possiamo sopportare, diciamo, la responsabilità di non aver fatto tutto quello che potevamo fare per evitare che qualche persona possa morire o addirittura rimanere, appunto, menomato per tutta la vita. Insomma, non possiamo accettare questa situazione. Torniamo alla cronaca, un 63enne è morto in un incidente stradale nel pomeriggio sulla strada regionale Francesca Bissa Fucecchio. Si tratta e si è trattato di uno scontro tra un mezzo pesante ed un'autovettura. Ricorderete la vicenda della morte del giovane Duccio Dini, falciato da auto che si inseguivano fra loro nel quartiere dell'Isolotto a Firenze. C'era attesa per la sentenza della Corte di Cassazione, tutto rimandato al 12 di ottobre. Era previsto per oggi in Cassazione il processo per l'omicidio del 29enne fiorentino Duccio Dini, ma la Corte ha rinviato tutto al 12 ottobre.
Motivazione: carico di ruolo, come si dice in linguaggio tecnico, insomma, troppe cause ancora da smaltire. Gli imputati sono 7 nomadi coinvolti in un inseguimento stradale per rivalità tra clan, durante il quale venne falciato Duccio mentre era fermo al semaforo rosso in via Canova a Firenze. Il processo di appello, che si è concluso nel giugno 2021, ha visto le condanne a 25 anni e 2 mesi per Kjamuran Ahmet e 25 anni per Remzi Ahmet, per Remzi Mustafa, che era la guida della Volvo che travolse Duccio, per Deran Mustafa e per Antonio Mustafa. Le stesse condanne erano state inflitte nel primo grado. La novità della sentenza di appello furono i 7 anni per Kole Ahmet e Emin Gani, i due che si trovavano su un furgoncino che aveva partecipato solo a una fase iniziale dell'inseguimento, perché si era poi bucata una ruota, erano stati assolti in primo grado. Per tutti l'accusa è di omicidio volontario con dolo eventuale e tentato omicidio di un cittadino rom, obiettivo dell'inseguimento. La vita di Duccio Dini fu spezzata per una vendetta privata portata a compimento al di fuori di qualsivoglia regola di civile convivenza e nel disprezzo assoluto dei principi regolatori del vivere associato, avevano scritto i giudici della Corte di Appello di Firenze nella motivazione della loro sentenza. Duccio fu vittima innocente dell'ira scatenata da un giuramento di fedeltà che Bayram Rufat aveva imposto alla moglie, un gesto filmato e pubblicato su Facebook che provocò la reazione del padre della donna, Ahmet Remzi, l'anziano del campo nomadi del Poderaccio. Ci fu una discussione, Remzi venne schiaffeggiato, di lì la spedizione punitiva con l'inseguimento in via Canova e la morte di Duccio. Era domenica e lui stava andando a lavorare. Una donna di origine albanese è rimasta gravemente ferita per le ustioni riportate nell'esplosione di un'abitazione unifamiliare nel centro storico di Castelnuovo Val di Cecina, piccolo centro in provincia di Pisa. Secondo quanto si è appreso, la donna è stata investita dalla deflagrazione, forse causata da una fuga di gas. La politica adesso, parliamo delle classifiche di gradimento che sono state pubblicate nei giorni scorsi e la Toscana cerca consenso per sindaci e presidente. Alessio Poggioni. L'estate, si sa, porta sempre un po' di relax e di tempo per riflettere, rivedere e programmare. Vale anche per la politica, che quasi sempre tra luglio e agosto regala le crisi migliori, cercasi la voce papete. Così, mentre il premier Draghi traballa sotto gli echi della scissione di 5 Stelle e l'1-2-3 Stella di Giuseppe Conte, anche le regioni e i comuni hanno il loro bel da fare, usciti chi meglio chi peggio da una tornata di amministrative che ha certificato come anche i sindaci, fino ad oggi ultima vestigia dell'attaccamento dei cittadini alla politica, vacillino ormai sotto i colpi della stessa. Attenzione. In questa chiave, rileggere la classifica del Sole 24 Ore di qualche giorno fa rende la pillola per i politici toscani ancora più amara, perché a parte poche eccezioni, un sindaco che perde il 5 o 6% del gradimento del popolo, come Livorno, è alla meglio uno che governa con il consenso di metà città. Unica luce, è il caso di dirlo, in mezzo ai segni meno della Governance Poll 2022 è il caso Prato, con Matteo Biffoni, che guadagna un 1,38% che sembra oro. Un dato che, se messo in chiave nazionale e rapportato con quello di altri sindaci o presidenti di regione, dà anche il senso del risultato. Vince e convince chi riesce ad astrarsi dal proprio orticello, chi nell'amministrare i propri territori guarda oltre i confini, si presta al dibattito nazionale e magari lo indirizza, imposta politiche che diventano emblema. Così, oltre al sindaco Biffoni, anche presidente di ANCI Toscana, si affermano ad esempio Zaia e Brugnaro in Veneto, ma anche Sala a Milano e Bonaccini in Emilia-Romagna. Lì davvero si viaggia a doppia velocità e il riflesso che valica l'Appennino fa storcere il naso a chi ricorda come qui si tentò di narrare che il Bonaccini di Toscana, il sindaco della regione, avrebbe portato questa terra a giocarsela testa a testa con i primi della classe, Veneto, Friuli, Lombardia ed Emilia-Romagna. Invece, certifica ancora il Sole 24 Ore, Eugenio Giani perde punti, meno 3% rispetto all'anno scorso, e si ferma a metà della classifica delle regioni, al decimo posto, con il 46% dei consensi. Una posizione che stride non tanto rispetto alle performance della nostra terra, quanto alla narrazione che noi amiamo fare di essa. Una narrazione che oggi però non ha più senso, perché per quanto parziale possa essere il dato di quella rilevazione, essa racconta di una terra che troppo spesso si è guardata all'ombelico e che oggi, con una concorrenza spietata
arrivata dopo 2 anni di pandemia e una crisi internazionale dilagante, si risveglia lentamente da un lungo letargo, sventolando la propria storia come fosse un lasciapassare automatico per i posti che contano per la prima fila. Invece, su politiche energetiche, infrastrutture, sanità, investimenti, PNRR, non esistono più rendite di posizione e i fascicoli non possono restare sui tavoli per più di un battito d'ali. Servono rapidità e decisione per non perdere il treno dell'Italia che corre, perché le classifiche durano un giorno, ma certe sfide per un territorio passano una volta sola. Il ministro Dario Franceschini ha inaugurato oggi le prime sale del Museo della Lingua Italiana. A Firenze nasce Mundi, il Museo Nazionale dell'Italiano, che si trova in Piazza Stazione, 2000 metri quadrati per raccontare l'origine della lingua. All'inaugurazione anche il ministro della Cultura Dario Franceschini, aperte le prime 2 sale con un allestimento creato per raccontare l'evoluzione del volgare e la sua diffusione. Si parte dalle iscrizioni più antiche fino a Dante, passando per Boccaccio e arrivando a Sciascia. È un luogo spettacolare, storico. È stato frutto questo primo lavoro di una grande ricerca scientifica. Il museo si costruirà progressivamente, si amplierà. Mundi deve essere un punto di riferimento per tutta l'Italia, in particolare per il sistema delle scuole e dell'università, per l'Accademia della Crusca, ma anche per la Treccani. L'investimento statale ammonta a 4,5 milioni di euro. La fondazione che gestirà Mundi nascerà entro la fine dell'anno. Il sindaco di Firenze Dario Nardella nell'occasione ha fatto un appello alle imprese per usare l'Art Bonus. Per dare il nostro piccolo contributo, dice, abbiamo deciso di raddoppiare da qui ai prossimi anni i fondi di Art Bonus, lanciando una campagna di sensibilizzazione delle imprese e lanciando uno sportello unico con l'ordine dei commercialisti per consulenza fiscale. Le istituzioni pubbliche da sole non possono riuscire a fare ciò che in molti altri paesi fanno anche i privati. Credo quindi che la collaborazione tra il pubblico e il privato sia fondamentale. Torna il grande appuntamento con il premio internazionale Fair Play Menarini, giunto a molte edizioni, quindi popolarissimo, con una vera e propria parata di big, di grandi personaggi del mondo dello sport. Ma per saperne di più e soprattutto per questo gran galà in Piazzale Michelangelo a Firenze, ci colleghiamo con Fabio Ferri. Fabio, buonasera. Buonasera Vittorio, buonasera a tutti gli amici di Toscana TV. Hai detto bene, il premio Fair Play Menarini in questa edizione 2022 giunge al suo 26esimo compleanno e ci sono protagonisti del mondo sportivo e del mondo del fair play davvero di grande portata. Parto da Federica Pellegrini, la grandissima divina nuotatrice azzurra, per non dimenticare poi Casey Stoner, campione del mondo della MotoGP, Jan Thorpe, leggenda del nuoto, davvero insomma tantissimi sportivi di livello. Non dimentichiamo anche il mondo del calcio con Massimo Ambrosini e l'ex CT della nazionale Roberto Donadoni. Quest'oggi seconda giornata fiorentina per il premio Fair Play Menarini. Ieri c'è stato il talk show in Salone dei 500 con il titolo I campioni si raccontano. È stata un'occasione per parlare appunto di sport e di correttezza nel mondo sportivo. Quest'oggi ormai quella che è diventata una cena ricorrente per quanto riguarda appunto il premio Fair Play Menarini, con la cena di gala, attendendo poi quelle che saranno le premiazioni di domani a Castiglion Fiorentino, dove nella piazza del comune si consumerà per davvero la 26esima edizione del premio Fair Play Menarini, con tutti i premiati, tutti i 16 premiati che appunto saliranno sul palco allestito per l'occasione, riceveranno poi il premio di rito. È tutto per quanto riguarda questo collegamento qua dalla loggia di Piazzale Michelangelo. Noi ci ritroviamo però poi anche all'interno di Casa Viola, cercando ovviamente di portare ai vostri orecchi e ai vostri occhi anche qualche protagonista di questa bella serata. Bene, così, grazie a Fabio Ferri, buon lavoro. Adesso noi voltiamo pagina, torniamo alla cronaca. E il giorno dopo le decisioni prese in Spagna sull'omicidio di Nicolò Ciatti, 15 anni al ceceno che uccise il giovane fiorentino, i familiari dicono impugneremo la sentenza.
15 anni a Rassol Bisoltanov, il ceceno accusato di aver sferrato il calcio mortale che uccise Niccolò Ciatti nell'agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Sconterà il minimo della pena, lo ha deciso il Tribunale di Girona dopo la sentenza allo sdegno del padre di Niccolò, Luigi Ciatti. Siamo rimasti amareggiati, arrabbiati per questa sentenza dove mio figlio ha perso la vita. E un presidente del Tribunale di Girona riconosce una pena minima. Questo fa 6-7 anni, probabilmente 8, sarà fuori, tranquillo e beato. Il vero condannato di tutto questo è stato Niccolò, condannato innocente ma condannato a una pena da cui non si riprenderà mai e noi di conseguenza. Non ci arrendiamo. Presenteremo ricorso. Per la morte del giovane fiorentino è in corso un processo anche in Italia, a Roma, che riprenderà l'8 luglio. Lo scorso 22 giugno la Corte d'Assise della Capitale ha infatti ritenuto infondata l'istanza avanzata della difesa di Bisoltanov, con cui si chiedeva di chiudere il processo italiano dopo la sentenza di condanna di primo grado pronunciata in Spagna. Confisca definitiva ad un imprenditore livornese che operava nel settore delle auto. È scattata definitivamente la confisca di beni per 300.000 euro a un rappresentante legale di una concessionaria d'auto a Livorno. Si tratta di una parte di una proprietà immobiliare, conti correnti bancari, personali e di società a lui facenti capo. I beni erano già stati sequestrati. L'uomo era stato accusato nel 2016 di aver provocato una bancarotta fraudolenta aggravata dell'azienda, sottoposta a concordato preventivo. Dal patrimonio societario aveva distratto 2,7 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha accertato che di questi 2 milioni erano stati dati in prestito a 3 società a lui riconducibili, sempre nel settore delle auto, prestiti senza alcun interesse economico. E il resto era stato versato come compenso per se stesso in veste di amministratore. In sede di giudizio l'uomo ha patteggiato 2 anni e 8 mesi di reclusione ed è stata applicata la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale e ricoprire uffici direttivi in persone giuridiche e imprese. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di un concorso per trovare, pensate, il volto della Toscana. La regione toscana cerca il volto della Toscana e lo fa con l'aiuto del fotografo e creativo Oliviero Toscani. Per trovarlo è stato lanciato un contest rivolto a tutte le donne dai 18 anni in su, che non vuole essere un concorso di bellezza, ma l'occasione di esprimere l'amore per la propria regione. Il volto della Toscana sarà svelato poi durante un evento dedicato alle donne che la regione organizzerà a novembre. L'obiettivo di Toscani è di immortalare la Toscana, un volto femminile che diventi simbolo della regione, a cui non è necessario appartenere per nascita, ma per animo, per un senso di legame e condivisione. Chi vorrà candidarsi potrà farlo condividendo da 1 a 3 scatti fotografici al naturale. È un breve video in cui racconti di sé e del proprio legame con la Toscana, da caricare a partire dal 15 luglio sul portale appositamente creato www.latoscanaditoscani.it. La Toscana ha una faccia, bene o male quando si dice Toscana qualcuno pensa a un'estetica e questa estetica non è quella del sembrare ma è quella dell'essere, è quella che ricercheremo. Quindi non mi servono i trucchi, l'artificialità, le Barbie doll, questo genere di bellezza commerciale. Sto ricercando lo sguardo di qualcuno che è intelligente soprattutto, perché forse è l'unica regione al mondo che si può permettere di fare una ricerca simile. Opportunità di crescita con il 5G e le nuove tecnologie. Convegno a Prisma, il centro di competenze 5G a Prato, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e creato dalla Regione con l'aiuto della Fondazione Ugo Bordoni. Si è parlato di innovazione e trasferimento tecnologico in occasione dell'incontro organizzato a Prato nella sede di Prisma, il centro di competenze 5G, struttura inaugurata lo scorso 27 aprile, finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e creato dalla Regione con l'aiuto della Fondazione Ugo Bordoni. È un'iniziativa di livello regionale, sono tecnologie orizzontali che devono essere sfruttate da tutte le imprese, delle produzioni dei servizi, piccole, medie, grandi, e hanno quindi la capacità di diffondere una tecnologia che sempre di più riguarderà
anche l'impresa, appunto verticale, in modo tale che possa essere utilizzata largamente. Un incontro per mettere a confronto imprenditori, addetti ai lavori e amministratori sullo sviluppo e le opportunità che derivano dalle nuove tecnologie. I territori che saranno capaci di agganciare le nuove tecnologie saranno i territori che meglio vedranno il futuro, che potranno crescere e crescere di più, quindi l'iniziativa anche della Toscana, qui a Prato, del centro di competenze 5G va proprio in questa direzione. Nella direzione di aiutare il territorio, di aiutare le imprese a capire l'importanza dell'adottare servizi, dell'utilizzare queste nuove tecnologie. Opportunità che interessano tutti i settori in modo trasversale. Se vogliamo rimanere sul mercato, se vogliamo essere in grado di combattere, vincere le sfide che ci pone le nuove ere, diciamo, e i nuovi competitor mondiali, dobbiamo mettere nelle condizioni le nostre aziende, sia quelle che si occupano direttamente di nuove tecnologie, ma anche quelle dentro i settori più tradizionali, di poter usufruire delle opportunità che le nuove tecnologie ci concedono e ci mettono a disposizione. La serata di Toscana TV si apre alle ore 21 con Casa Viola, a seguire intorno alle 21:30 il film Il Terzo Uomo. È tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, arrivederci.